Come tutti sappiamo, la storia è comprensione del cammino della società in un determinato spazio. Tuttavia, la storia è anche passione e la storia è complessità. Mentre la prima parte, cioè la comprensione di quello che la società fa in un determinato tempo, può essere effettivamente spiegata in una lezione tradizionale, è molto difficile, molto più complicato trasmettere la passione per questo percorso e soprattutto la complessità di questo percorso. Come fare? La strada che la Public History propone è quella di favorire la partecipazione dei pubblici, dei diversi pubblici, alla scrittura della storia. Questo gli insegnanti lo sanno molto bene, cioè conoscono il fenomeno per cui un laboratorio, una ricerca favorisce di più la comprensione della storia, di alcuni aspetti della storia rispetto a una lezione tradizionale. Tuttavia, la ricerca scolastica tradizionale è normalmente fine a se stessa, cioè è finalizzata a comprendere meglio la storia. La Public History propone invece un altro tipo di approccio, ossia quello di far partecipare effettivamente i pubblici alla scrittura della storia per fini di ricerca, di comprensione, di condivisione della cultura, ossia essere attivi, efficacemente attivi nella scrittura della storia. Questo ovviamente è facile, o diciamo più facile, per la storia contemporanea, perché tutti noi abbiamo nel cassetto una fotografia, una cartolina, una lettera, abbiamo come soprammobili oggetti che si richiamano a un nostro passato recente. Un po' più difficile è farlo con il Medioevo. Perché? Perché la lingua che usavano gli uomini del Medioevo è una lingua diversa da quella che parliamo oggi, non solo in alcuni documenti in cui si usa il latino medievale, ma anche il volgare italiano non è una lingua che è di immediata e facilissima comprensione. Poi, di fatto, questi testi sono scritti in una grafia antica, non per niente all'università si studia paleografia e quindi sono di difficile lettura, proprio di riconoscimento dei caratteri. Insomma, ci sono delle difficoltà oggettive nel partecipare alla scrittura della storia guardando al Medioevo. È difficile, ma non impossibile. Perché non impossibile? Perché innanzitutto tutti noi viviamo in città, in paesi, in località che in gran parte sono state plasmate nel Medioevo, quindi ci basta uscire di casa e vedere un edificio, un arco, un elemento architettonico, un'epigrafe, o anche i nomi dei luoghi, delle strade, per capire che il Medioevo è intorno a noi. Quindi, qual è un'operazione possibile di crowdsourcing, cioè di recupero delle informazioni dal pubblico che la Public History propone? È quello di raccogliere dati su queste realtà e pubblicare questi dati all'interno di un progetto che può essere più o meno diretto o, diciamo, guidato da un insegnante oppure da un ricercatore. Ci sono poi progetti molto più impegnativi che sono proprio promossi a livello universitario, in cui il pubblico può partecipare per quella parte per cui è competente. Per esempio, scoprire dove sono i microtoponimi, cioè i nomi di luogo molto piccoli, molto relativi a una porzione piccola del territorio e che solo gli abitanti sanno. Quindi, per esempio, interrogare gli abitanti di un luogo su come si chiamano i posti dei loro territori. Un altro luogo molto facile e che diciamo la rivoluzione digitale ha consentito è Wikisource, che è una parte di Wikipedia. In Wikisource ci sono moltissime fonti stampate antiche che sono state trasformate grazie a un software di OCR, cioè di riconoscimento automatico dei caratteri, in testo elaborabile, annotabile. Cosa significa? Significa che possiamo lì trovare moltissimi testi o mettere noi stessi moltissimi testi, magari stampati nel 600, nel 500 o anche nel 700, quindi stampati con caratteri che il computer non riconosce tanto facilmente, che sono stati passati attraverso questo software e sono stati resi testo, testo che però deve essere annotato, corretto, commentato. Questa è un'attività di crowdsourcing che deve essere distribuita tra più persone, che può essere distribuita da due persone e ha un'utilità pratica evidente.
passaggio tra un testo che non è facile da leggere o un testo leggibile ed elaborabile all'interno di un progetto di ricerca. Questa attività pratica consente a tutti di partecipare alla scrittura della storia, di sentirsi parte della scrittura della storia e di conseguenza di capirne la complessità. Una cosa che ho visto fare tanto di frequente che ormai ne sono sicura accade spesso, è che tramite questa partecipazione e tramite questa comprensione della complessità scatta poi anche la passione. E una volta che il virus della passione della storia prende, non c'è scampo, bisogna continuare a fare ricerca.